Eccoci qua. No, volevo lasciare dire ai Coma Cose che l'addio non è una possibilità. Mi sembrava brutto parlargli sopra perché magari veicolavo un messaggio sbagliato. Cioè che l'addio fosse... Bella questa canzone. Ti è piaciuta? Sì, molto. Ti fa pensare agli addii? Beh, un pochino sì, sai. Si chiama così? Sì. L'hai trovati sinceri, mi dicevi. Li ho trovati molto sinceri, molto sinceri. Poi loro sono persone fantastiche, insomma, ho avuto il piacere di approfondirle in questi giorni, quindi è stato bello vederli insieme sul palco. Sì, sono buone persone. Dio li benedica. Senti qua che Dio parola gli ho voluto dire. Senti, pure i cugini di campagna, molto simpatici, mi ha detto. I cugini sono carinissimi, sì, dolcissimi proprio. Sì. Che poi uno è giovane, cioè no, giovane. Uno c'ha 38 anni, che comunque nella media del cugino di campagna medio è un pischello. Ah, voglia, sì. Ma sono tutti molto giovani. Sì, in realtà, sono giovanili. Sono giovanili. Sì, sono simpatici. Senti, io sto facendo una cosa, questa è l'ultima puntata. Ti posso chiedere una cortesia? Sì. Io hanno sequestrato la pianola dallo studio per motivi di budget. Ok. Ma noi non ci fermiamo davanti a niente. Io sto chiedo a ogni cantante di cantare una frase. Sì. Una frase nonsense di un qualcosa, mi serve a me per una questione. Quindi ti chiedo, credendoci, cioè ti chiedo di crederci mentre lo fai, di cantare la frase che Budapest non c'è più. L'accordo è un fa, aspetta. Budapest. Quindi è tipo aspetta. Che Budapest non c'è più. Ah, ok, quindi il tono è questo. Che Budapest non c'è più. Ok, guardando in camera fai okay. Che Budapest non c'è più. Questa che qua è. Quella che vuoi, questa. Ok. Vai. Che Budapest non c'è più. Per me è già perfetta, rifacciamola. Che Budapest non c'è più. Che Budapest non c'è più. E anche Leo Gassman ce l'abbiamo. Scusate se rubo tempo all'intrattenimento della rete, però mi serve per una cosa. Allora, ti volevo chiedere, tu, ieri noi ci siamo incontrati. Parliamo della vita privata degli artisti? Sì. Noi ieri si può parlare di noi dove ci siamo incontrati ieri? No? Magari hai detto a casa, no, torno a casa subito, dopo il festival vado in albergo. Ci siamo visti a una festicciola. Sì. A base di quante droghe e di quali tipi, vai. Ma in realtà facevo un freddo cane. No, onesto, come ci siamo conosciuti? No, vabbè, scherzo, non c'erano droghe. Sicuramente c'erano, però noi non ne abbiamo. Non ne abbiamo. Io no, te. Eravamo già belli sballottati dal festival. Io ero molto stanco, però lì ci siamo conosciuti ufficialmente. Sì. E abbiamo parlato di camper, furgoni. Abbiamo parlato di mezzi camper, di locomozione. Tu come ti locomuovi? Cioè, mi dicevi? Io mi muovo a volte in furgone. C'ho un furgone con il quale viaggio e mi metto a suonare per strada con gli amici e anche a viaggiare da solo ogni tanto quando posso, quando ho la possibilità. È bello potersi ascoltare e darsi del tempo per stare con te stesso ogni tanto. Ultimo posto dove sei andato col furgone? In Sardegna. E come hai fatto con l'acqua? Sono salito su un traghetto. Ah, ok. Ed è comodo? È bellissimo il viaggio in nave in realtà, perché te carichi la macchina sulla nave e poi in realtà dipende, c'è chi ha le stanze, io non ce l'avevo, quindi dormi per terra, però ci stanno, cioè ti porti il sacco a pelo e poi ci sta il bar che è sempre aperto, quindi puoi parlare con i baristi, le bariste tutta la notte, ti raccontano delle storie incredibili, perché la gente che vive sulle navi a volte ci vive anche per mesi, no? E sì. Quindi spesso stanno mesi sull'acqua senza guardare, toccare terra mai. Qui a Sanremo c'è una nave, no? Lo sai che c'è la nave dove fanno i concerti, sì. Sulla nave. Tu ci sei stato sulla nave? No, purtroppo no, non c'ho avuto il tempo, purtroppo. Non c'hai avuto il tempo. Ma come te lo immagini la nave di Sanremo? Me la immagino molto musicale, con tanti omini che suonano in giro e poi tanta gente che si diverte, che... non lo so. Ma a te un po' non dispiace che c'è una città in festa e durante quella festa tu stai sopra una nave? Un pochino sì, un po' dispiace. Però aspetta un momento di silenzio che sta passando un'altra persona che... E quello è... Un applauso. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ah, c'è scritto anti-esplosione su quel... C'è scritto anti-esplosione, è una cosa pericolosissima. Ah no, però è anti-esplosione, quello lo versi su una bomba quando... È tipo una specie di liquido che disinnesca. Ah, bellissimo, questo... come fai a saperlo? C'è scritto sopra antiesplosione, è un barile, quindi faccio 2 più 2. Alla grande. Senti, Leo, posto dove vorresti andare del mondo?
e mi piacerebbe tanto visitare la Thailandia. La Thailandia? Sì. Dove fanno le... Che cioè, c'è il cibo thailandese. Sì. Io lo c'è vicino casa. Mi piacerebbe fare un viaggio tra i monaci tibetani e tornare dalla Thailandia ad arrivare in Tibet. E perché non vai direttamente in Tibet? Perché vuoi fare lo scalo? Beh, perché la Thailandia mi hanno detto che è molto bella. E poi ci sta un viaggio bellissimo che si può fare con i treni, insomma. Thailandia, furgone sì o furgone no? Beh, una volta gli hippie ci arrivavano da Amsterdam in Thailandia con il furgone. Però ormai non si può fare, ormai purtroppo, fa perché viviamo in un mondo in guerra. Quindi purtroppo non tutti i posti sono facili da raggiungere. E la guerra inficia anche sui mezzi di spostamento? Beh, credo che forse sia più difficile raggiungere la Thailandia in furgone oggi. Mm-hmm. E poi comunque il mio furgone non ce la farebbe perché è molto vecchio. Tipo anno? 84. 84, quindi sì. Ha l'età di quello dei cugini di campagna più giovane. Cioè. Sì, cioè, beh sì, facendo i conti. Beh, c'ha due volte la mia età questo furgone. Cioè, due volte, tu sei mezzo cugino di campagna giovane, ti rendi conto? Sì, è vero. Cioè, vero. Mettendo due Leo Gassman fai il più giovane dei cugini. Sono di campagna. Sono il nipote di campagna. Sei il nipote di campagna. Ma tu pensa te, quindi esistono persone così giovani. Da quando siete, da quando è che avete... voi lo sapete, voi giovani, di esserlo? Beh, in realtà secondo me un po' a volte ce lo scordiamo. Io me lo sono ricordato quando ho smesso di esserlo. Ho detto, ah vedi, fino all'altro giorno... Ma pure te sei giovane, sei quasi coetaneo e mio. No, purtroppo no. Di che anno sei? Del 98, 99? 86, 86. 86? Sì, so poco più giovane del cugino di campagna giovane. Ah. Molto più giovane del cugino di campagna vecchio, ma più giovane del più giovane. Buono. Senti, a te le notizie piacciono? Tanto, tantissimo. No, perché di solito noi qua mettiamo le notizie, però preferisco mettere un bel viaggio, una canzone, anziché le notizie. Un bel viaggio di... degli Articolo 31.